Ultimi giorni di riprese a Napoli per Gomorra terza stagione. La serie, molto amata dagli italiani ma anche nel resto del mondo, arriverà sul piccolo schermo soltanto il prossimo autunno. Saranno 12 gli episodi in onda su Sky Atlantic che racconteranno nuovamente le avventure di Ciro Di Marzio e Jenny Savastano. Ma cosa dobbiamo aspettarci? Di rumors ce ne sono tanti in rete, da quello che dice che la serie tirerà in ballo argomenti molto attuali come la paranza dei bambini, ai probabili cambi di ruolo. C'è soltanto una cosa certa, ci sono arrivi e partenze. Iniziamo con le partenze. Dietro la macchina d'appresa non ritroveremo Stefano Solli, ma impegnato in altri progetti, ma incontreremo due volti già noti alla serie, ovvero Claudio Cupellini e Francesca Comencini. Per quanto riguarda il cast, rimangono, state tranquilli, Marco D'Amore, ovvero Ciro Di Marzio, Salvatore Esposito, Jenny Savastano, Cristiana Dell'Anna, Patrizia e Cristina Donadio, Chanel. E ritroveremo anche Ivana Lotito, ovvero Azzurra, la giovane moglie di Jenny, e Gianfranco Gallo, Giuseppe Avitabile, il padre di Azzurra. Arrivi, dicevamo, ci sono due new entry, due giovani attori napoletani. Arturo Muselli, che interpreterà Enzo, capo di una nuova fazione che cercherà di prendere il centro di Napoli, e Loris De Luna, che interpreterà Valerio, un ragazzo della Napoli bene, molto affascinato dalla prospettiva di entrare nella partita. Da dove ripartirà Gomorra 3? Ripartirà da dove eravamo rimasti, per cui se non avete ancora visto il finale di stagione della seconda serie, fermatevi qui. Dicevamo, la nuova stagione riprenderà da dove era finita la precedente, ovvero Don Pietro, Fortunato Cerlino, è appena morto, Ciro ha ottenuto la sua vendetta, anche se per averla ha perso la sua famiglia e distrutto tutti i suoi sogni, e sembra non voler approfittare di questo vuoto che si è creato. Jenny è diventato un don, anche lui ha vinto, diciamo così, le sue scommesse e deve riuscire a trovare il giusto modo di governare e tenere in equilibrio il mondo di Roma e quello di Napoli Nord ereditato dal padre. Stando a quanto dichiarato da Sky, poi un nuovo gruppo di criminali farà il suo ingresso in questa terza stagione e la contesa andrà oltre i confini di Secondigliano e Scampia. Gli storici boss del centro dovranno scendere in campo per difendere e mantenere il proprio potere. Insomma, in attesa di vedere la terza serie di Gomorra che andrà in onda quest'autunno su Sky Atlantic con 12 episodi, lo ricordiamo, non ci resta che rivederci la prima e la seconda stagione.